Nell'Indo-Pacifico, l'audizione di Giuseppe Gabusi, professore associato all'Università degli Studi di Torino e responsabile del programma Indo-Pacifico del TVA, Tuai Institute. Anche a nome dei componenti del Comitato ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori, professor Gabusi. Ricordo che il Torino World Affairs Institute è un istituto di ricerca indipendente e senza scopo di lucro, che opera nei campi della politica globale e degli studi sulla sicurezza. Tra i suoi programmi di ricerca ne figura uno sull'Indo-Pacifico, che mira a approfondire attori, istituzioni e principali dinamiche geopolitiche della regione. Considerati i tempi stretti dell'audizione, do subito la parola al professor Gabusi affinché possa svolgere il proprio intervento. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per stare contribuendo in modo significativo al dibattito sull'Indo-Pacifico in Italia. Come sapete, è un'area che il nostro Paese... Se posso, chiedo scusa dell'interruzione, ma proprio ieri abbiamo approvato come Commissione una risoluzione per chiedere l'accesso di Taiwan ad alcune agenzie delle Nazioni Unite, nella fattispecie all'Assemblea Mondiale della Sanità ed altre. Laddove fosse possibile, dove non fosse chiesto il requisito della statualità come membro, e altrimenti come osservatore. Grazie e grazie dell'importante aggiornamento. Stavo dicendo che l'Italia ha trascurato per troppo tempo quest'area del mondo e quindi congratulazioni per aver avviato anche questo dibattito. Io ho seguito tutte le audizioni e quindi ho un vantaggio, nel senso che so quello che conoscete, quindi conoscete già molto, avete avuto molte prospettive sull'Indo-Pacifico, molte voci diverse e chiaramente ho anche però uno svantaggio, e uno svantaggio è che devo dirvi qualcosa di nuovo, e allora io cerco subito di andare al dunque, vediamo se si... cominciamo dalla prima slide, questa è l'ultima. Esatto, perfetto. Allora, il punto è molto semplice, una strategia efficace, come costruire una strategia efficace? È indubbio che, come abbiamo visto negli ultimi anni, è già in corso una sorta di strategia informale con una maggiore presenza attiva dell'Italia nel Paese. Esiste già una strategia dell'Unione Europea, esistono già i 7 punti come contributo dell'Italia alla strategia europea nel 2022 e quindi abbiamo già un contesto, una strategia, se volete, forse meno formalizzata, ma che già in qualche modo ha preso forma. Allora, il punto è che possiamo anche scrivere una strategia, un documento strategico come hanno fatto altri paesi europei, però poi bisogna che effettivamente non resti lettera morta. Il mio punto è che quindi sia efficace, voglio dire. La Lituania, ha approvato una strategia per l'Indo-Pacifico, rimane sempre la Lituania, insomma, con tutto il rispetto, meno di 3 milioni di abitanti davanti a colossi da 1,4 miliardi. Quindi la mia proposta è quella di ragionare su come la strategia possa essere efficace e vi propongo 3 takeaway, 3 punti da portare a casa. Primo, occorre definire i confini dell'Indo-Pacifico per l'Italia e vi dirò poi in che senso. Due, stabilire i ruoli che l'Italia intende svolgere, commisurati ai mezzi, che come sappiamo non sono tantissimi. E terzo, investire su partner imprescindibili e io vi propongo che l'Italia possa focalizzarsi in particolare sull'India e sull'ASEAN e i paesi che lo compongono, i 10 paesi del sud-est asiatico. Allora, vediamo questi 3 punti e cominciamo da questo. Nelle relazioni internazionali le regioni sono un costrutto sociale, non esistono regioni geograficamente date. Pensate per esempio al dibattito
da anni chiede se la Turchia sia o meno parte dell'Europa. La risposta è: dipende dall'idea di Europa che avete in testa. Quindi questo passare dall'Asia Pacifico all'Indo-Pacifico non ha significato soltanto aggiungere l'India al contesto della regione, ma c'è una competizione in corso per definire gli ambiti e la natura della regione in modi che servano meglio gli interessi degli stati. Vedete qui una citazione di Sean Breslin, un collega di Warwick, l'università in Inghilterra, che dice: attenzione, questo esercizio definitorio non è tanto una battaglia per l'influenza nella regione, ma preoccupazioni riguardo l'influenza e il potere che guidano una battaglia per definire che cosa lo spazio regionale dovrebbe o potrebbe essere. E allora ci possono essere diverse idee dal punto di vista politico di Indo-Pacifico, al di là della geografia che tutti conosciamo. Vi propongo allora questa serie di cartine che provengono da un osservatorio per l'Indo-Pacifico basato a Parigi collaborazione tra Sciences Po di Parigi e il GIGA di Amburgo. E vi fa vedere, vedete quest'area circondata dai pallini neri, vi fa vedere per ogni singolo Stato, in base alla sua strategia, che cosa lo Stato intende per Indo-Pacifico. E guardiamo sotto la leggenda, la parte sinistra in viola abbiamo chiaramente il territorio e le acque territoriali e le zone economiche speciali. Nella parte di key partners vediamo con diversi colori, dal giallo al rosso, i partner di primo livello, quelli rossi, di secondo livello quelli arancio e di terzo livello quelli gialli. Quindi per gli Stati Uniti i partner chiave sono l'Australia, la Corea del Sud e il Giappone. Nella parte invece delle basi militari abbiamo dei triangoli che indicano le basi militari nella regione e poi abbiamo le perceived threats, quindi le minacce percepite. Vedete la croce nera. Per gli Stati Uniti nell'Indo-Pacifico esistono due destabilizing actor, due attori destabilizzanti che sono la Cina e la Corea del Nord. Vedete poi anche lì con i pallini sotto destabilizing actor le aree di preoccupazione, e chiaramente le aree di preoccupazione per gli Stati Uniti sono l'area attorno alla Corea del Nord e il Mar Cinese meridionale. Infine le aree di interesse strategico per gli Stati Uniti di primo o di secondo livello, e ancora una volta vedete che abbiamo l'area strategica del Mar Cinese meridionale e poi l'area di secondo livello che è barrata in modo più chiaro, l'area del Pacifico meridionale. Quindi forse è il caso anche per l'Italia di fare un ragionamento seguendo queste linee su cosa noi intendiamo per Indo-Pacifico, perché vi faccio vedere velocemente, vedete per esempio il Giappone ha un'idea già molto più allargata che arriva anche al corno d'Africa, trova il Giappone dei partner in Europa. E dimentichiamo spesso che il Giappone ha una base militare a Djibouti, e chiaramente il partner di primo livello per il Giappone è rappresentato dagli Stati Uniti. L'Australia è un caso interessante, vedete per l'Australia l'idea di Indo-Pacifico è molto molto più limitata, non arriva a lambire le coste dell'Arabia. Ha un partner nella Nuova Zelanda e negli Stati Uniti. Per esempio vedete che per l'Australia gli Stati Uniti non fanno tecnicamente parte dell'Indo-Pacifico, sono partner ma sono estranei, e quindi questo ha tutta una serie di conseguenze. L'India è un caso interessante, ritorneremo poi sull'India, vedete che per l'India i partner sono l'Unione Europea, sono gli Stati Uniti, sono l'Australia, sono ovviamente l'ASEAN, e come vedete nell'idea di Indo-Pacifico dell'India è compreso di fatto tutto il Medio Oriente, quello che noi chiamiamo Vicino Oriente, e vi fa già vedere quando ci possono essere delle interazioni possibili
con il cosiddetto Mediterraneo allargato, che forse va, come dire, ripensato anche qui in termini di costrutti sociali, di costrutti politici. Il Regno Unito, come sappiamo, è una potenza ovviamente che ha, diciamo, eredita anche i territori d'oltremare dall'impero britannico, quindi è un contesto, se volete, molto molto più ampio. La Germania, interessante, vedete invece come per la Germania di fatto l'Indo-Pacifico geograficamente è più ridotto, la Germania considera un attore destabilizzante la Cina, ma il partner principale per la Germania è rappresentato dall'Asia, dai paesi del sud-est asiatico, e anche qui per la Germania gli Stati Uniti non fanno tecnicamente parte dell'Indo-Pacifico come costrutto politico delle relazioni internazionali. La Francia, l'avete sentito in molte audizioni, è un resident power e quindi ha un interesse molto molto forte nell'area, che percepisce come area molto molto allargata. E anche qui ci possono essere delle sinergie possibili, visto anche il nostro interesse per il Corno d'Africa, per chiaramente il Medio Oriente. Quindi sono, diciamo, cartine su cui poi potete tranquillamente riflettere. Ecco l'Unione Europea, che invece rappresenta il contesto all'interno del quale ci muoviamo. Chiaramente da qui forse è il caso di partire, vale a dire, ci come Italia sposiamo completamente la versione di Indo-Pacifico proposta dai documenti in Unione Europea, oppure no, oppure ci differenziamo in alcuni punti. Chiaramente anche qui vedete, per l'Unione Europea gli Stati Uniti non sono tecnicamente parte dell'Indo-Pacifico, sono quindi fuori dai boundaries, fuori dai confini. La Cina non è un attore destabilizzante, vedete, non avete appunto la croce, anche se sappiamo che per l'Unione Europea la Cina è un giano trifronte, cioè un partner negoziale, un competitor economico e anche un rivale sistemico, ma non è considerato un destabilizing actor. Allora veniamo all'Italia, e veniamo al ruolo che l'Italia potrebbe svolgere dopo aver definito che cosa intendiamo noi per Indo-Pacifico. Primo, esiste un largo consenso in letteratura sulla definizione d'Italia come media potenza, con risorse naturali e militari limitate. Secondo alcuni, addirittura, vedete, Giacomello e Bertia nel 2011 definiscono l'Italia come una media potenza aspirante tale, perché a volte non è riconosciuta come tale dai partner, però sono passati anche un po' di anni, forse sarebbe anche interessante rivedere gli argomenti di Giacomello e Bertian. Le medie potenze non hanno alcun ruolo ovvio da giocare sullo scenario globale e hanno il difficile compito di leggere l'ambiente internazionale per formulare e attuare una politica estera coerente e possibilmente efficace. È chiaro che le medie potenze non vogliono essere messe nelle condizioni di dover scegliere. Un caso significativo nell'Indo-Pacifico è l'Australia. Come sappiamo, l'Australia dipende per la sua economia dalle vendite di materie prime alla Cina, ma dall'altro sa che dal punto di vista della sicurezza non può che legarsi in qualche modo agli Stati Uniti. Nel 2012, mi ricordo, ero a Canberra visitando l'Australian National University, e mi ricordo che il governo pubblica un white paper che riguardava come l'Australia poteva approfittare della crescente ricchezza economica dell'Asia attraverso la vendita di servizi finanziari, attraverso il mondo delle università e così via, e quindi segnalava che il futuro dell'Australia era nella regione, in particolare nell'Asia sudorientale. Ecco che qualche giorno dopo Hillary Clinton viene ricevuta dal ministro degli esteri ad Adelaide, dove era in corso un negoziato per una commessa di manutenzione delle
navi da guerra americane nel porto di Adelaide, e il ministro degli esteri riceve Hillary Clinton, segretario di Stato, dicendo l'alleanza con gli Stati Uniti è nel nostro DNA. E quindi gli asiatici sono comunque rimasti anche un po' basiti, dicendo da un lato pensi di investire su di noi e dall'altro riconosci invece la tua dipendenza per la sicurezza dagli Stati Uniti. E quindi l'Italia è in questo, diciamo, frangente, in questo gioco per cui sostanzialmente le grandi potenze vogliono tirare, consentitemi il termine, per la giacchetta le medie potenze. L'Italia come media potenza, per il successo della sua politica estera, qui cito un articolo di John Raven, il 1998, un docente che ha passato quasi tutta la sua vita tra Australia e Canada, nelle università, e dice il successo delle medie potenze dipende da queste 5 C: la capacità in termini istituzionali, finanziari, anche di personale, la concentrazione. Le medie potenze non possono fare tutto, devono concentrarsi su qualcosa, creatività, spesso possono, come dire, avere nuove idee e giocare un nuovo ruolo. Pensate agli scandinavi che si sono inventati il ruolo di difensori di diritti umani. Coalition building, quindi la necessità per le medie potenze di costruire coalizioni che rendono, che danno credibilità. Ecco qui allora da un articolo pubblicato con Anna Caffarena, la mia collega a Torino, sulla politica estera italiana. Dice, noi diciamo, le medie potenze come l'Italia, che hanno capacità limitate, possono svolgere un ruolo nell'arena internazionale se la loro politica estera è adeguatamente focalizzata, se la leadership può anche attivare nuove idee per ovviare alla ristrettezza delle risorse materiali e se sono in grado di costruire coalizioni. Un'attività che richiede un'agenda sostenuta da un promoter. Il problema è che se non siete adeguatamente focalizzati, siete dispersivi, quindi i partner non credono in voi, non siete in grado di costruire coalizioni e quindi perdete credibilità e quindi la vostra politica estera, la vostra strategia rimane sulla carta. Che cosa... Come concepisce l'Italia il suo ruolo nel mondo? Ecco questi due articoli pubblicati sempre con la collega Caffarena, in cui definiamo, in base a una, diciamo, infelice intuizione di un accademico, Holstein, nel 1970, che ha creato l'idea di National Role Conceptions. Ogni paese ha una concezione di sé nel mondo, ha una concezione del ruolo che vuole svolgere nel mondo. Noi abbiamo, attraverso tecniche di analisi del discorso, analizzato i discorsi dei inaugurali in Parlamento, anche qui la centralità del Parlamento, dei primi ministri e dei ministri degli esteri italiani dal 2001 al 2022. Holstein nel 1970 prevedeva per l'Italia quattro cose che vogliamo fare nel mondo. Noi ne abbiamo trovati altri 5 e quindi ne abbiamo 9, che forse sono anche troppi per una media potenza. Vogliamo essere dei mediatori, integratori. Negli anni questo è venuto un poco scemando, molto spesso nei discorsi trovate il ruolo di mediatore dell'Italia nel conflitto israelo-palestinese e vediamo appunto i risultati che appunto sono di fatto nulli, forse anche per quello che questo ruolo è scemato nei discorsi. Il collaboratore regionale sistemico, quindi anche i governi leggermente più critici verso l'Unione Europea dicono no, bisogna rimanere a Bruxelles per operare dall'interno un cambiamento, ma è chiaro che il nostro futuro è un futuro nella regione e nelle istituzioni della regione. Lo sviluppatore, cioè quello che contribuisce con gli aiuti allo sviluppo, chiaramente crescita economica, al benessere dei paesi del sud del mondo. L'alleato fedele, che rispetto al 1970 è un po' meno fedele, l'alleato ovviamente degli Stati Uniti, l'alleato transatlantico, che però qua e là qualche volta qualche piccolo sgarbo lo dà agli Stati Uniti, pensate al memorandum sulla Via della Seta che è stato concepito a Washington appunto come un piccolo sgarbo.
Il ponte. Questo si trova veramente in tantissimi discorsi. Viviamo anche in un'area del mondo estremamente complicata, uno se ne accorge leggendo i discorsi. Continue emergenze, un giorno c'è l'Iran, poi c'è l'Iraq, poi c'è la Siria, poi c'è la Libia, poi ci sono le migrazioni e il debito greco e così via. Quindi l'Italia si trova in un ruolo che vuole esercitare un ponte tra est e ovest, tra nord e sud, con l'Iran, con la Russia, prima del 2022 chiaramente. Il paese è il paese anche responsabile e che crede nel multilateralismo, che crede che nelle istituzioni possa in qualche modo fare la differenza e che il suo interesse nazionale sia protetto anche da questo grande ruolo che può essere svolto nelle istituzioni bilaterali. Inoltre c'è la dimensione economica e quando si parla di Indo-Pacifico la dimensione di politica estera economica è assolutamente preminente, lo è stata almeno fino adesso. Tutti sanno che la domanda interna italiana non sarà sufficiente a sostenere la crescita del paese ed ecco quindi il globalization surfer, l'economic networker, colui che approfitta della globalizzazione di tutti i contesti in cui è possibile espandere i mercati, quindi crede nei mercati aperti, ovviamente regolamentati ma aperti. Potere culturale. Chiaramente, considerata la ricchezza culturale del nostro paese, questo può essere uno strumento per svolgere un ruolo nel mondo e anche l'attore di principio, l'attore che crede nello Stato di diritto, nelle regole del diritto internazionale e anche nei diritti umani. Questi sono i ruoli che l'Italia dal 2001 al 2022 in termini di design della politica estera ha voluto svolgere secondo noi, secondo i nostri due articoli che se volete poi ve li mando. Il problema qual è il problema principale dell'Indo-Pacifico? E qui appunto andiamo poi verso la terza e ultima parte, così concludo prima delle nove. Il problema è che rispetto all'Asia Pacifico, quindi rispetto al mondo che abbiamo conosciuto prima dell'ascesa della Cina, qui non c'è una esatta sovrapposizione tra raggruppamenti economici regionali e raggruppamenti di sicurezza regionale. Vedete l'ASEAN, la Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, l'accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Messico e Canada. Per quanto riguarda la parte commerciale, poi esiste anche l'ARCEP che comprende i 10 paesi dell'ASEAN e i 5 paesi partner dell'Asia, inclusa la Cina. Però poi abbiamo dei raggruppamenti di sicurezza come i Five Eyes, quindi l'accordo di intelligence tra i 5 paesi, chiamiamoli così, anglosassoni, poi abbiamo l'AUKUS per quanto riguarda la fornitura di sottomarini e il QUAD. Vedete per esempio due casi interessanti, l'Australia che è dappertutto, è nel CPTPP, è nell'ARCEP, è nei Five Eyes, è nel QUAD, è appunto il caso classico della media potenza che non vuole essere messa nelle condizioni di dover scegliere perché sa che se dovesse essere messa nelle condizioni di dover scegliere dovrebbe perdere qualcosa. L'altro caso interessante è l'India, che vedete è presente nel QUAD e quindi nel raggruppamento di sicurezza, ma è completamente assente dai raggruppamenti economici, proprio perché in India c'è ancora un abbastanza prominente protezionismo e anche perché teme l'integrazione con la regione in termini di afflusso di merci cinesi, visto che l'India ha sempre un deficit nella bilancia dei pagamenti con la Cina. E qui interessante, appunto, il quadro è ancora più complicato, se a tutto questo aggiungete anche l'Indo-Pacific Economic Framework, che comprende per esempio le Fiji, comprende l'India, ma non comprende il Canada, che invece è nel CPTPP, o non comprende la Cina, che è nell'ARCEP, ma comprende appunto l'Australia, che ancora una volta, vedete, sta nell'ARCEP, sta nel CPTPP e sta anche nell'IPEF. Ora, tutti sono in attesa però di capire se c'è sostanza, se c'è veramente un discorso alternativo nell'IPEF o se si tratta invece di semplicemente un messaggio politico lanciato agli alleati per cercare di creare una alternativa ai raggruppamenti economici regionali che comprendono la Cina. È basato su 4 pilastri: commercio, catene del valore, energia pulita, economia pulita nel senso di assenza di corruzione, trasparenza nelle tasse.
Però per esempio l'India ha diciamo, accettato di partecipare all'AIPEF in tre delle quattro, dei quattro pilastri, non nel quarto che riguarda appunto il commercio. Allora, come dire, i paesi che fanno parte dell'AIPEF non rinunciano a un invito alla Casa Bianca per magari una foto opportunità, però poi chiedono all'amministrazione americana dove sia la sostanza, e siccome la sostanza sta invece negli altri accordi commerciali da cui gli Stati Uniti sono esclusi, dicono vabbè, finché diciamo non c'è una proposta veramente alternativa da Washington, noi intanto stiamo dove sta la carne, come dicono gli inglesi, dove sta veramente l'interesse. Finché non si parla di dazi all'interno di AIPEF rimane un esercizio politico interessante, ma dovremo vederne gli sviluppi. Questo è un libro, poi ne ho una copia per la Commissione che abbiamo pubblicato con Treccani, e lo metto qua perché in questo libro noi diciamo che dall'Asia orientale stanno provenendo delle interessanti innovazioni economiche e istituzionali. Ora, l'obiettivo finale dell'Italia è, in un ordine che sta cambiando, contribuire a orientare il cambiamento in una direzione e in linea con i propri valori e interessi. Però bisogna decidere con quali strumenti farlo e bisogna decidere anche a quali concezioni di ruolo attingere. Vogliamo utilizzare nella regione tutte le nuove concezioni di ruolo e quindi con il rischio di disperdersi, o vogliamo concentrarci in alcune cose, per esempio la diplomazia economica, per esempio l'alleato fedele, quindi per esempio aumentare la nostra presenza militare negli Stati Uniti. Sono tutte scelte che dipendono dal fatto che gli strumenti e le risorse non sono infinite. Quindi è necessaria una valutazione degli obiettivi in rapporto ai mezzi che possono essere impiegabili. Vi faccio un esempio. Asian Infrastructure Investment Bank, la banca delle infrastrutture, per lo sviluppo delle infrastrutture, che è stata voluta dalla Cina e gli Stati Uniti non ne fanno parte, hanno convinto il Giappone a non farne parte, gli europei, a cominciare veramente dal Regno Unito, Germania, Francia e anche Italia, hanno deciso di essere dei soci fondatori, e ho dimostrato in un articolo, se volete vi giro anche quello, che la presenza degli europei ha fatto in modo che lo statuto della banca sia uno statuto che abbia degli standard in linea con gli standard di Banca Mondiale, con gli standard diciamo della frontiera. Infatti il management della banca è anche un management che proviene da Banca Mondiale. È un caso classico in cui l'ingaggio con istituzioni che nascono in questo caso dalla Cina ha funzionato, perché abbiamo portato nella banca gli standard internazionali. Infatti la banca collabora con Banca Mondiale e anche con la Banca Asiatica per lo sviluppo. Parte finale, i partner. L'India secondo me è un partner possibile, anche qui è un rapporto che abbiamo pubblicato a luglio, ne ho una copia per la Commissione, ma lo trovate online sul sito del Torino World Affairs Institute, in cui con finanziamento del Ministero degli Affari Esteri abbiamo ragionato sull'India e alla fine abbiamo indicato 9 indicazioni per far crescere le relazioni bilaterali. Qui ci sono molti spazi, ma è necessario innanzitutto che il dialogo politico sia strutturato e quindi si vada al di là dell'intesa personale tra Modi e Meloni o delle photo opportunities, ma si crei un dialogo politico strutturato nel tempo, che vada dal macro al micro, che ponga sul tavolo tutte le questioni per capire dove sono le differenze tra di noi e dove sono invece i punti di convergenza. Attivare un modello multi-stakeholder che comprenda quindi e coinvolga università, camere di commercio, associazioni datoriali, quindi un modello che davvero faccia circolare la necessità di un rapporto più approfondito con l'India a livello della società. Per esempio è un paese anche che conosciamo anche poco, l'area è un'area che spesso appunto non abbiamo trascurato, penso anche ai rapporti universitari. Non esiste un esperto di relazioni internazionali dell'India in Italia. Ci siamo guardati in faccia quando abbiamo avuto chiaramente la possibilità di accedere a questi fondi del Ministero degli Esteri, e poi abbiamo utilizzato i nostri strumenti di relazioni internazionali con alcuni colleghi che invece sono storici dell'India e abbiamo creato questo rapporto in 4 capitoli, cioè abbiamo applicato all'India la nostra strumentazione teorica delle relazioni internazionali. L'Oceano Indiano e il Medio Oriente sono molto interessanti per l'Italia, c'è una nuova proiezione dell'India nel Medio Oriente, hanno un accordo con gli Emirati Arabi Uniti, si può guardare a sicurezza, a economia,
Ovviamente, visto diciamo, quello che sta succedendo anche in Russia, l'India sta diversificando le dotazioni militari, per esempio la Francia sta vendendo molta equipment all'India su questo punto, e quindi anche qui forse c'è uno spazio di inserimento. Attivare nuovi canali commerciali, il canale IMEC abbiamo visto che è in stand-by per la questione di Gaza, ma potrebbe essere per noi un nuovo canale di incontro con l'India, anche attivando nuove partnership, per esempio aziendali. Perché non pensare a iniziative in co-branding in Africa? L'India sta investendo molto sull'Africa, ha aperto moltissime nuove ambasciate, noi abbiamo un piano Mattei, e come sappiamo il problema del piano Mattei è che quando andiamo in Africa e diciamo i governi ci chiedono quanto offrite, 100, ah va bene, Pechino mi offre 10.000 e quindi sì, vabbè, prendo anche 100, ma sono i 10.000 che contano. Forse anche qui mettersi insieme con paesi like-minded per lo sviluppo, penso anche al sud-est asiatico col Giappone per esempio, quindi questo vedete è un frame che potete poi applicare a diversi paesi in un certo senso, perché l'Italia questo sostanzialmente può fare. Continuiamo a insistere a livello comunitario per promuovere gli accordi bilaterali sul commercio e sugli investimenti. Sapete che c'è in corso un negoziato tra Bruxelles ed Delhi che ha qualche difficoltà appunto per il protezionismo indiano, ma l'Italia è convintamente attiva affinché l'accordo di libero scambio giunga a compimento. E infine una cosa che spesso dimentichiamo è valorizzare la diaspora indiana nel contesto italiano, perché le diaspore sono network economici, sono network culturali, sono spazi di integrazione, di reciproca conoscenza. Siamo in un paese che, adesso faccio questo piccolo aneddoto prima di concludere con l'ultima slide, guardavo mentre facevo colazione la mattina Rai News 24 mentre il Papa atterrava a Timor Est, e in alto a destra c'era scritto in diretta da Timor Est tra parentesi Asia. Cioè, se i redattori di Rai News 24 hanno sentito la necessità di dire agli italiani che Timor Est è in Asia, dobbiamo fare molta strada in termini di accresciuta consapevolezza, ma proprio partendo dal basso, investendo nelle nuove generazioni. Noi abbiamo accordi di scambio con l'Asia, fare in modo che gli italiani frequentino questa regione intellettualmente, culturalmente, fisicamente. E infine l'ASEAN al centro del centro. Al centro di tutto questo, al centro dell'Indo-Pacifico c'è l'ASEAN, come in complesso variegato di paesi. E qui vedete su YouTube, trovate anche il video, nel nostro piccolo Contiway e la Camera di Commercio di Torino abbiamo organizzato ben 3 edizioni dei Tuasian Business Days, in cui abbiamo fatto incontrare le aziende italiane con le aziende della regione. Sono venuti tutti gli ambasciatori, primo caso in Italia, tutti i 6 ambasciatori dei paesi ASEAN che presiedono un'ambasciata a Roma sono venuti, e quindi abbiamo un forte legame con le ambasciate e li ringrazio anche per questo. Anche qui nel nostro piccolo cerchiamo di fare crescere la consapevolezza anche nel mondo imprenditoriale delle opportunità di questi paesi, perché poi uno guarda le statistiche e scopre che, come succede in altre regioni d'Italia, le aziende piemontesi commerciano principalmente con Francia, Germania, Gran Bretagna, Svizzera, Spagna e Stati Uniti, ma mi dicono per esempio che c'è un exploit sulla Corea del Sud, quindi qualcosa insomma comincia a muoversi per essere presenti in un'area del mondo che segnerà inevitabilmente i nostri destini, speriamo nel bene. Grazie per l'attenzione, scusate per la lunghezza, sono a disposizione per domande, grazie. Grazie mille davvero, perché è riuscito, lo dico fin da subito, a darci qualcosa in più rispetto alle altre audizioni, lo hanno riconosciuto anche i colleghi che mi hanno già scritto, quindi penso che vorranno porre delle domande. Onorevole Billi. Grazie mille professore, grazie anche per gli interessanti spunti di riflessione, soprattutto per quanto riguarda le mappe geopolitiche. Allora, chiaramente l'argomento è enorme e ci sarebbero tantissime questioni su cui si potrebbe discutere, però a me interesserebbe sapere dal suo punto di vista le prime riflessioni
che secondo la sua esperienza le vengono in mente quando si parla di strategia italiana dell'Indo-Pacifico, considerando che noi ad oggi come paese non abbiamo una vera e propria strategia organica. E quindi ha fatto un'ottima analisi, non solo appunto dei confini con le mappe, non solo dei ruoli, ma anche con le ultime slide sugli eventuali partner e su anche possibili strategie per il nostro paese. Quindi ancora grazie e complimenti, saranno di sicuro una buona base di riflessione per noi. Ma ad oggi, secondo lei, è possibile identificare, insomma, le direzioni, come si può dire, più o meno consapevoli lungo le quali l'Italia si è diretta in quest'area del globo, e quindi dove fino ad oggi siamo arrivati? E poi un suo punto di vista, sempre come riflessione, come si può dire a voce alta, su i punti di forza e invece i punti di debolezza del nostro paese nell'Indo-Pacifico, facendo per esempio riferimento al soft power, che per l'Italia è sempre molto forte, non solo nell'Indo-Pacifico, ma io direi un po' in tutto il globo, anche nell'est Europa, anche in Africa, un forte soft power che però spesso non è controbilanciato anche dal punto di vista economico e commerciale, da una stessa forza. Quindi un po' di punti di forza e di debolezza. E appunto, considerando il discorso della strategia non organica del nostro paese, per esempio quello che accennava anche lei, che conoscono tutti, il discorso della Via della Seta, che è stato ritirato dal governo, i possibili dazi discussi anche con l'Unione Europea, però per esempio la Morosini e il Cavour, che hanno fatto delle missioni importanti perché hanno aperto dei nuovi sbocchi commerciali e di sicurezza in quest'area del globo, che però ancora oggi non sembrano essere proprio appunto una strategia organica del nostro paese. E poi breve cenni appunto dal suo punto di vista, come vede il nostro paese rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea, come ha accennato brevissimamente anche adesso, soprattutto rispetto a Germania, Francia, ai paesi che là già sono presenti, non solo economicamente ma anche storicamente. Quindi ancora grazie. Onorevole Coin. Beh, intanto semplicemente una considerazione e un ringraziamento, perché ha riordinato con i perimetri in maniera assolutamente schematica e chiara una situazione che è molto articolata e molto complessa, e francamente potremmo anche organizzare anche altri incontri, sempre guardando alla disponibilità del professore, magari non necessariamente in presenza, perché il supporto che ci ha dato credo ci sia stato di grande utilità. Però con una battuta, abbiamo visto dal punto di vista di molti paesi e dal punto di vista della Cina, che è l'attore che vediamo essere visto un po' come destabilizzante da tutti quelli che abbiamo guardato. Magari potrebbe essere un approfondimento per le prossime volte. Onorevole Pizzimenti, lo presento, non è un membro della Commissione Esteri, però è molto interessata a questo tema, anche perché è friulano e il Friuli su IMEC potrebbe avere un ruolo molto importante. Terra di confine, no? Anzi di due confini. Ma il porto di Trieste. Anche Trieste, sì, col porto. Sì, grazie, no, grazie professore di questa mattina così presto, ma nel senso molto proficuo, per capire com'è almeno in parte la situazione dell'Indo-Pacifico. Io chiedevo banalmente, lei ha detto che avete fatto un'analisi di tutti i discorsi che sono stati fatti da parte dei primi ministri o comunque del governo appena insediato nei vari anni, e quindi rispetto ovviamente a questo tipo di politica eccetera, ha trovato delle differenze, si è incrementato l'interesse nel tempo o addirittura, lo dico senza problema, cioè ci sono delle differenze tra i governi di centrodestra e di centrosinistra oppure vanno tutti nella stessa direzione? Grazie. Grazie, aggiungo anch'io una domanda, che più che una domanda è una richiesta di approfondimento, introducendo l'onorevole Pizzimenti accennata al porto di Trieste, proprio su quale sviluppo
si vede di IMEC rispetto all'Italia, che ruolo può giocare Trieste e cosa può fare il governo italiano per giocare un ruolo maggiore, perché ricordiamo che non necessariamente in competizione, però in alternativa barra complementarietà ci sono altri stati che vogliono avere un terminale di questa nuova rotta commerciale. Per esempio la Francia ha già nominato un proprio inviato speciale per IMEC e l'Italia, nonostante in Commissione Esteri si sia votata all'unanimità una risoluzione chiedendo la nomina dell'inviato, al momento ancora no. Grazie. Quanto tempo? 20 minuti. Allora, no, grazie, sono felice che i miei piccoli spunti siano stati ritenuti adeguati e sono felice poi di contribuire anche in futuro al dibattito, in quanto appunto noi trattiamo quotidianamente questi temi anche con i nostri ragazzi e ragazze all'Università di Torino. Sono molte domande che già comunque riflettono la complessità della regione e che non può essere letta attraverso degli occhiali bianco e nero, ma è una regione in cui stanno succedendo talmente tante cose interessanti per la riarticolazione dell'ordine internazionale, per cui è necessario essere presenti, è necessario dire la propria, è necessario utilizzare gli strumenti a disposizione per non farsi travolgere dal cambiamento. Nel libro di Treccani questo è un tema, è un libro collettaneo che raccoglie spunti di diversi colleghi della regione e non solo, americani, cinesi, australiani, inglesi. Quindi il tema è come gestiamo il cambiamento in maniera non difensiva, perché l'ordine del futuro non sarà l'ordine che abbiamo conosciuto dal 44 ad oggi a guida americana, perché non sarà così, guardate soltanto i dati anche economici. Però bisogna esserci per fare in modo che il più possibile l'ordine non sterzi in una direzione che a noi non piace proprio, che è una direzione contraria ai nostri valori in quanto democrazia, insomma, no? Cioè, penso che poi io ho frequentato la Cina, ho frequentato il Myanmar e vi assicuro più frequentate dittature e più amate la democrazia, cioè capite l'importanza di essere cresciuti, formati in una democrazia. Allora, punti di forza e debolezza nell'Indo-Pacifico, soft power ed economia. Allora, il grosso punto di debolezza è che noi siamo arrivati tardi nella regione. Non avendo avuto delle esperienze coloniali nella regione, noi arriviamo tardi. Un ambasciatore dell'area mi disse a Torino, sono contento che l'Italia cominci a guardare al sud-est asiatico, temo che sia troppo tardi perché gli altri sono molto più avanti di voi. Quindi questo è, se vogliamo, il punto di debolezza grande, no? Che abbiamo visto questi paesi, io dirigo anche una rivista, si chiama Rise, la trovate online, abbiamo dedicato un bellissimo numero all'Indonesia, è uscito a fine luglio, lo potete leggere. Bene, i grandi quotidiani nazionali hanno dedicato all'Indonesia, un paesino di 270 milioni di abitanti, qualche trafiletto, qualche riga, le elezioni in Indonesia. Allora, cioè, facciamoci delle domande su questo, per quello che dico che bisogna insistere dal punto di vista culturale per accrescere la consapevolezza degli italiani verso questa regione del mondo. D'altra parte, questo è anche un punto di forza, perché noi quando andavamo in Myanmar e venivamo ricevuti negli anni della possibile transizione, ci guardavano con curiosità e interesse, dicevano: ma chi sono questi qua che vengono da un paese che non conosciamo, non è mai stato qua? E quindi sono disposti ad ascoltarci e anche disposti a credere che noi possiamo dare un contributo diverso, proprio perché non abbiamo questo retaggio coloniale, perché non abbiamo avuto basi militari nella regione, non siamo stati l'Olanda che ha retto l'Indonesia per secoli in modo anche abbastanza brutale, come recenti libri anche l'hanno dimostrato. Quindi il soft power è sicuramente una leva che possiamo attivare. Penso per esempio anche alla passione di molti asiatici per la musica, per l'opera lirica, quanti vengono a studiare in Italia e imparano la lingua. Bilanciato dall'economia,
E qui vengo all'altro punto, identificare le direzioni consapevoli lungo le quali l'Italia si è diretta, dove siamo arrivati. E qui mi collego anche a un'altra domanda sui discorsi. Dal punto di vista economico non c'è dubbio che la nostra presenza si è accresciuta, anche qui l'abbiamo pubblicato sempre sul sito dell'Istituto un rapporto sulle relazioni commerciali con i paesi del sud-est asiatico e vedete che c'è stata una crescita evidente. Quindi questa proiezione, se vogliamo, più di carattere militare di sicurezza è molto molto nuova e per noi per molto tempo davvero la politica estera verso la regione è stata una politica estera commerciale, solo e puramente economica. Non è più tempo solo di questo, perché come abbiamo visto il nesso tra economia e sicurezza ormai è un nesso imprescindibile, proprio perché c'è questa mancata completa sovrapposizione. Durante la Guerra Fredda si poteva fare affari sotto, diciamo, l'ombrello del sistema americano con l'Asia senza preoccuparsi del resto, perché il resto faceva parte di un altro campo. Oggi non è più così, quindi le due cose sono insieme. Per quanto riguarda, quindi mi collego al discorso dei discorsi, tra l'altro settimana scorsa eravamo a Trieste, all'Università di Trieste, alla conferenza della Società Italiana Scienza Politica, conferenza annuale, una città che amo, ci sono stato tre volte, abbiamo presentato anche il libro all'iniziativa Centro Europea a Trieste sicuramente ci sono differenze nei discorsi non di sostanza. Noi abbiamo trovato una grande continuità negli ultimi 20 anni della politica estera italiana, al di là della retorica, al di là degli accenti. Certo, alcuni governi dicono magari sì l'Unione Europea, ma, però dicono sì Unione Europea, ma. Oppure dicono sì alle organizzazioni internazionali, sì all'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma che sia un commercio più equo. Per esempio, diciamo, il ministro Di Maio è uno di quelli che più usa nei suoi discorsi la parola globalizzazione e più insiste sulla necessità per l'Italia di essere globalizzata. Certo, una globalizzazione che pensi anche agli interessi dei più deboli, però quello è, quindi questo è interessante ed è forse anche un punto di forza che finalmente no, possiamo avere una politica estera del paese più che una politica estera magari più legata ai colori dei governi. E qui vengo all'IMEC, al discorso appunto dell'IMEC, che secondo me è cruciale, l'abbiamo visto anche nelle indicazioni di policy sull'India. Possiamo utilizzare i collegamenti che noi abbiamo nell'area per svolgere un ruolo. Credo che sia importante, anche per le ragioni viste prima, avere un proprio rappresentante che sia in grado di portare avanti il proprio punto di vista. Ahimè, c'è la questione medio orientale. Ricordiamoci che l'IMEC, quando è stato presentato qualche giorno dopo, è stato travolto dagli eventi del 7 ottobre, perché il porto di riferimento era Haifa, il porto finale. Trieste può essere uno dei porti sicuramente più avvantaggiati da una maggiore proiezione che porti l'Italia in India e viceversa attraverso il Medio Oriente. Ovviamente c'è il tema del Pireo, come sappiamo c'è il tema del Pireo perché lì c'è la presenza sia degli indiani, con la famiglia Adani, una delle famiglie più ricche dell'India, sia la presenza dei cinesi, e quindi dobbiamo fare i conti con questo. Ma a mio avviso, se cresce la torta, cioè se crescono i flussi commerciali, c'è spazio per tutti. Non è che un porto in Europa possa dire l'IMEC c'est moi. Basta chiaramente sapere bene dove focalizzarsi e dove investire. Tra l'altro, appunto, Trieste era il porto dell'impero austro-ungarico, quindi questo riscoprirebbe una vocazione solida, una vocazione, se vogliamo, di frontiera in un ambito in cui le frontiere sono aperte all'interno dell'Unione Europea. Altro punto, come vediamo gli altri paesi dell'Unione Europea? Anche qui
Gli altri paesi, allora, innanzitutto sono, bisogna distinguere. La Francia, un tempo anche la Gran Bretagna, poi non c'è più, dall'Unione Europea, ma la Francia è fase. Perché è l'unico potere residente, perché ha dei territori nella regione e perché è anche sede nel Consiglio di sicurezza con potere di veto, quindi ha una proiezione globale che l'Italia non può avere. La Germania è sempre stata più interessata anche alle questioni commerciali, ma come abbiamo visto dopo, nell'era dopo Merkel, questo può diventare un problema, puntare soltanto sull'economia. L'Italia può essere un interlocutore interessante per i paesi perché svolge anche questa sua funzione in qualche modo di ponte tra culture, abbiamo detto. Colleghi australiani mi hanno detto: con la Brexit noi abbiamo perso le lenti con cui leggevamo Bruxelles, leggevamo l'Unione Europea, cioè per noi guardavamo all'Europa, guardavamo all'Unione Europea attraverso gli occhi di Londra come base, quindi dipendevamo da quello. Poi ci siamo trovati spiazzati. Allora, perché non insistere su un recupero anche di tradizione, di legami con l'Australia, per fare in modo che l'Italia diventi anche il punto di riferimento di governi della regione per aiutarli a comprendere l'Unione Europea. Questo, secondo me, può essere un altro aspetto interessante. Cina e Via della Seta. Allora, vi dico la mia sulla Via della Seta, tanto lo trovate online perché scrissi nel 2019 un blog per Internazionale, quello che penso e ho continuato a pensare e penso anche adesso. Allora, ogni governo può decidere di fare quello che vuole, cioè nell'ambito della Costituzione, delle leggi, dei trattati, ogni governo può decidere una propria politica. Quello che però a me non piacque è il modo in cui questo memorandum of understanding venne in qualche modo venduto all'opinione pubblica, e cioè era l'idea sostanzialmente che con il memorandum of understanding noi avremmo avuto più opportunità commerciali, sarebbe ridotto il deficit, avremmo avuto più commerci. Come abbiamo visto, questo non si è realizzato. Ma perché non si è realizzato? Perché la struttura del paese quella è, non era possibile. L'idea era quella di chiudere il gap con Francia e Germania, che Francia e Germania commerciano di più. Beh, quando Xi Jinping lascia Roma, va a Parigi, va, incontra Macron, incontra Merkel e firma con la Francia molti più accordi di quelli che sono stati firmati a Roma. Allora, delle due l'una, la logica non tiene. Se è possibile fare più affari con la Cina senza firmare il memorandum of understanding, allora non è che bisogna fare il memorandum of understanding per fare più affari con la Cina. Il punto è che per la Cina il memorandum aveva un significato politico. La Via della Seta è scritta nello statuto del Partito Comunista Cinese, quindi Xi Jinping ha portato a casa il trofeo politico di aver fatto un accordo sulla Via della Seta con uno dei paesi del G7. E per noi invece questo aspetto politico non è stato, secondo me, sufficientemente considerato, e infatti il memorandum è finito come è finito, con l'incapacità chiaramente dell'Italia di sfruttare l'occasione per ridurre il deficit commerciale, e anche con l'imbarazzo politico con gli alleati. La Cina è certamente l'elefante nella stanza, e anche qui ovviamente la Cina non piacciono i discorsi sull'Indo-Pacifico, e la Cina, come sappiamo, ha un atteggiamento invece molto più assertivo verso la regione, perché si vuole ritornare a proporre come egemone regionale, ma anche qui ci sono degli spazi, secondo me, di dialogo interessanti, nella misura in cui si faccia vedere come questo Indo-Pacifico davvero è libero e aperto a chi rispetta in qualche modo, rispetta le regole, e a chi ha veramente in mente l'obiettivo di sostenere la crescita e il benessere anche di questi paesi. Ma penso che dovremmo anche riflettere sulla fragilità di questi paesi, la fragilità del sud-est asiatico in tema ambientale, per esempio, in termini di disuguaglianze. Quindi anche una politica estera che abbia a mente le società, e la resilienza delle società, è una politica estera che tra l'altro va in linea con tutti i discorsi anche sulla transizione ecologica, sulla digitalizzazione,
benessere delle popolazioni. Anche qui, dove può avvenire il dialogo? Per esempio all'interno delle istituzioni multilaterali. Pensate, se c'è un paese che non crede più nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, questo paese è gli Stati Uniti, cioè il paese che aveva contribuito a creare nel 95 in maniera significativa l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ecco che all'interno quindi della, qui concludo, all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio ci sono diverse coalizioni, ci sono delle coalizioni per esempio con il Canada e gli Stati Uniti in termini di proposte di riforma dell'organizzazione contro i sussidi che vengono dati dalla Cina alle aziende, e d'altra parte invece su alcuni aspetti ci si può trovare d'accordo sulla Cina, penso per esempio all'organo di appello dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che è bloccato perché gli Stati Uniti non danno l'assenso alla nomina dei nuovi giudici all'interno dell'organizzazione. Come vedete il mondo è in grande fibrillazione e la fibrillazione proviene da quest'area del mondo in termini istituzionali. La lotta per gli standard del XXI secolo sarà una lotta per gli standard. Quali standard accetteremo? Quali proveremo? Sono standard che sono più vicini a noi o dovremmo accettare gli standard degli altri? Quindi ci sono grossi temi su cui bisogna lavorare e quindi dopo aver dato tutto, diciamo, questi spunti, come dire, il lavoro adesso spetta a voi, ma a tutti noi come società italiana, per far crescere la consapevolezza dell'importanza di quest'area del mondo che non è solo destinazioni esotiche per le nostre vacanze. Grazie. Grazie davvero per il prezioso contributo.